martedì 3 luglio 2018, sono le 10:02. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto di Radio Articolo 1. Patrizia Pallara che vi parla, Ivana Marrone alla parte tecnica. I mondiali antirazzisti sono in programma al Bosco Albergati a Castelfranco Emilia, vicino a Modena, dal 4 all'8 luglio, una festa organizzata dalla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, per combattere tutte le discriminazioni attraverso gli sport, con il calcio al centro. Adesso ci spostiamo in Emilia-Romagna. I mondiali antirazzisti sono in programma dal 4 all'8 luglio al Bosco Albergati, al Castelfranco Emilia, vicino a Modena. La tradizionale festa organizzata dalla WISP per combattere tutte le discriminazioni attraverso gli sport, con il calcio al centro. Ne parliamo con Vincenzo Manco, presidente di WISP, a cui do il benvenuto. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi e ai radioascoltatori. Grazie. Allora, una festa ormai tradizionale, dicevamo, organizzata dalla WISP, questi mondiali antirazzisti. Innanzitutto, cosa accadrà a Castelfranco Emilia dal 4 all'8 luglio? Intanto confermiamo, dopo ancora 22 anni, quest'anno è la 22esima edizione, l'appuntamento sulla cultura antirazzista dello sport della WISP, con appunto pratica sportiva che non è solo calcio. Il calcio è particolarmente centrale, ma abbiamo tornei di pallavolo, di basket, di rugby, abbiamo biliardino e ping pong, giochi da tavolo, quindi riempiremo con le attività sportive le giornate previste per la 22esima edizione. E musica, quindi un happening che, diciamo, taglia trasversalmente le giornate con impegno, gioco, divertimento, momenti anche di riflessione, perché incontreremo anche alcune ONG che con noi sono attive nella cooperazione internazionale e promuovono la cultura appunto antirazzista. In quei giorni una grande festa, divertimento e cultura antirazzista. Quanto e come può lo sport combattere il razzismo, secondo lei, Manco? Penso molto, peccato che questo lo si dica spesso e volentieri, diciamo, utilizzando retorica e non valorizzando le tante pratiche quotidiane che organizzazioni come la WISP, e non solo la WISP, all'interno della pratica sportiva, o chi, come appunto le ONG, utilizzando la pratica sportiva o altre realtà, possono e costruiscono, anzi non possono, costruiscono quotidianamente ponti. Lo sport può assolutamente rinforzare, diciamo, l'identità nazionale. Vogliamo parlare della bella medaglia d'oro della 4% delle ragazze, di cui tanto in queste ore chiaramente si sta parlando, rappresentano un esempio classico di come l'identità nazionale, perché dietro a quelle ragazze, dietro a quella medaglia d'oro, c'è il tricolore italiano, c'è l'azzurro dei colori sportivi dell'Italia migliore. Quindi assolutamente tanto. Ecco, si dovrebbe costruire tra le relazioni sociali, le istituzioni e la cultura appunto antirazzista, sicuramente una narrazione e un modo di vedere il futuro assolutamente diverso da quello che in questi giorni, in queste ore stiamo purtroppo vivendo. Senta Manco, la valorizzazione dello sport, delle donne nello sport, è anche uno degli obiettivi dei vostri mondiali. In che modo ci sarà questa valorizzazione? Intanto costruendo anche qui dei momenti di riflessione su quello che è il tema dei diritti, della parità tra uomo e donna, e anche attraverso la pratica sportiva, prevedendo per esempio il 62% delle 140 squadre che partecipano ai nostri mondiali, che sono formazioni miste, uomini e donne. Noi avremo il piacere di avere anche quest'anno con noi Katia Serra, che è la responsabile del calcio femminile dell'Associazione Italiana Calciatori, che giocherà, ha preso un impegno e sono sicuro che lo manterrà, di venire a giocare in una delle squadre appunto miste, dando così l'idea di quanto il valore della donna, non soltanto nel calcio, nella pratica sportiva, ma il valore della donna e il contributo che la donna può dare in tutti i campi, diciamo, del vivere civile e sociale, è particolarmente importante e deve essere sempre di più promosso, ecco, ripeto, con buone pratiche e non semplicemente nelle tavole rotonde o con la retorica che spesso si utilizza, ma aprendo spazi e costruendo opportunità vere da questo punto di vista.
I mondiali antirazzisti sono in programma al Bosco Albergati a Castelfranco Emilia vicino a Modena dal 4 all'8 luglio. Una grande festa, come abbiamo sentito, per combattere tutte le discriminazioni. Vincenzo Manco, presidente della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi ancora, grazie.